Purtroppo nel mondo quando si sente sì, sono siciliano, la prima associazione è Sicilia, mafia, padrino. Ma io mi incazzo. So che dovrei scusarmi per il termine utilizzato, ma non ci riesco e ti spiego anche il perché. Alcuni dimenticano che ci sono stati due uomini di Stato che hanno sacrificato la loro vita per combattere la mafia. Con questo video cercherò di raccontare la storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Uomini uniti dallo stesso destino che però, fino all'ultimo, l'hanno affrontato a testa alta. I cognomi di questi due magistrati ormai sono indivisibili. Basta citare Giovanni per ricordare immediatamente Paolo. Entrambi avevano infatti una missione: liberare la società civile dalla mafia, ovvero l'organizzazione criminale retta da omertà e regolata da riti, che ha deturpato questa bellissima terra. Tra il 1981 e i primi dell'82 iniziò a Palermo una guerra di mafia che causò un morto ogni 3 giorni. Dalle uccisioni, che si aggirano intorno alle 1200 vittime, erano infatti riconducibili ad un piccolo gruppo di corleonesi, ovvero persone provenienti dall'omonimo paesino vicino al capoluogo siciliano. Per ogni storia troviamo sempre degli eroi che combattono contro degli antagonisti. In questo caso, i due magistrati, come principale antagonista, avevano un uomo, Totò Riina, indicato come capo dei Corleonesi. Tra le vittime di tale guerra troviamo Pio La Torre, segretario regionale del Partito Comunista e membro della Commissione Antimafia, che fu ucciso a Palermo mentre si recava in auto alla sede del partito, il generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, che fu mandato in Sicilia per ricoprire il ruolo di prefetto antimafia. A seguito della sua uccisione, sul luogo della strage, comparve un cartello con scritto «Qui muore la speranza dei palermitani onesti». E infine, Rocco Chindici, capo dell'ufficio di istruzione di Palermo. Per sostituirlo, il CSM, ovvero il Consiglio Superiore della Magistratura, convocò Antonio Caponnetto. Il magistrato non aveva esperienza di processi di mafia, ma legò subito con Falcone. Questa collaborazione fece in modo che i due capirono la necessità di costruire un pool di magistrati per frazionare il rischio dei singoli e avere una visione unitaria del fenomeno mafioso. Nella squadra entrò Giuseppe Di Lello Finuoli, che vantava una certa esperienza di processi di mafia ed era stato il pupillo di Rocco Chinnici, e su consiglio di Falcone fu scelto anche Borsellino. Qualche tempo dopo si aggiunse anche Leonardo Quarnotta, che era uno dei procuratori con più anni di esperienza. Il pool iniziò a lavorare a gran ritmo, ma la situazione era davvero difficile perché il linguaggio siciliano non è solo fatto di parole e frasi, ma anche di gesti, semplici sguardi, da mezze parole e addirittura dai silenzi. Bisognava quindi trovare un modo per decifrare tutto ciò. Fortunatamente, grazie al lavoro dei magistrati, arrivarono i primi collaboratori di giustizia. Il più importante fu il trafficante di droga Tommaso Buscetta, detto Don Masino, che nel mentre si trovava in Brasile. Nella guerra scatenata da Totò Riina aveva perso 2 figli, un fratello, un genero, un cognato e ben 4 nipoti. Estradato in Italia, il pentito iniziò a collaborare, ma a una condizione: voleva parlare solo con il numero uno del pool palermitano, ovvero Giovanni Falcone. Una delle frasi più celebri che Buscetta disse a Falcone è: «L'avverto, signor giudice, dopo questo interrogatorio lei diventerà una celebrità, ma cercheranno di distruggerla fisicamente e professionalmente. Non dimentichi che il conto che ha aperto con Cosa Nostra non si chiuderà mai. È sempre del parere di interrogarmi?» Ovviamente Falcone, consapevole dei rischi, interrogò ugualmente Buscetta, che in quella situazione è stato come un professore di lingue, quasi come un Google Translate, il quale ha permesso di sbrogliare questa matassa.
Da tale confessione, il 29 settembre 1984 vennero emanati 366 mandati di arresto. Tutto ciò, ovviamente, non fu gradito da Cosa Nostra, che infatti si stava preparando a un'estate di sangue. Furono uccise diverse persone, tra cui Beppe Montana, ovvero il capo della sezione latitante della polizia di Palermo, e pochi giorni dopo Ninni Cassarà, vice dirigente della squadra mobile e stretto collaboratore di Falcone. La paura di altri attentati iniziò ad aumentare notevolmente, tant'è che i due magistrati e le rispettive famiglie furono trasferiti in fretta e furia alla Sinara, isola carcere a nord-ovest della Sardegna, per concludere l'istruttoria del maxi processo. Ci vollero 33 giorni. Un aspetto abbastanza triste fu che lo Stato presentò ai due magistrati il conto del soggiorno, pari a 415.800 lire a testa per il pernotto. Questo fu uno dei momenti di maggiore amarezza per i due magistrati. Il maxi processo risultò il più grande attacco alla mafia mai realizzato in Italia. Furono 475 gli imputati. Poco dopo, sempre stranamente, Borsellino fu nominato procuratore della Repubblica a Marsala, quindi a Trapani. Perché dico stranamente? Perché questa mossa fu il primo passo dell'isolamento di Falcone. Il maxi processo si chiuse il 16 dicembre 1987 con 360 condanne e 114 assoluzioni. Nel mentre, lo scenario politico era fortemente influenzato e fece sì che all'interno del CSM fosse nominato Antonino Meli come capo dell'ufficio istituzionale di Palermo, nonostante avesse scarsa competenza antimafia. In tutto ciò, Falcone fu bocciato. Lo stesso Caponnetto disse che a seguito dell'evento Falcone ha iniziato a morire. Meli cominciò ad assegnare ai magistrati esterni al pool le inchieste di mafia, mentre sul tavolo di Falcone e dei suoi colleghi vi erano indagini per borseggi, scippi, assegni a vuoto. Insomma, era troppo strano. Falcone era sempre più isolato e lo dimostra il fatto che il governo nominò Domenico Sica alto commissario per la lotta antimafia, bocciando proprio la candidatura di Falcone, il quale, allora, si candidò al CSM, ma anche in questo caso non fu eletto. Questa si può dire essere la fine del pool. Lo stesso Falcone chiese di essere destinato ad altro ufficio e fu nominato procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica. Gianluca Orlando, attuale sindaco di Palermo, lo accusò addirittura di tenere nei cassetti prove contro i politici mafiosi. Falcone decise quindi di accettare la proposta del nuovo ministro alla giustizia, Claudio Martelli, lasciando Palermo per la direzione degli affari penali a Roma. La distanza però non fermò Falcone, il quale, grazie a un decreto da lui ideato, riuscì a far tornare in carcere gli imputati di Cosa Nostra, scarcerati da una sentenza di Corrado Carnevale, il presidente della prima sezione penale della Corte di Cassazione, soprannominato Ammazza Sentenze. Inoltre, al fine di evitare la possibile influenza di quest'ultimo sull'esito finale del maxi processo, Falcone ideò la rotazione dei giudici della Corte Suprema. In questo modo, Carnevale fu assegnato ad altro incarico e la Cassazione confermò le condanne. Nel frattempo, Borsellino era tornato a Palermo come procuratore aggiunto e con un ruolo direttivo nelle indagini di mafia. Sconfitto nel maxi processo che gli costò l'ergastolo, Totò Riina ovviamente volle vendicarsi. Per primo uccise Salvo Lima, capo della corrente andreottiana in Sicilia, il quale non gli aveva garantita l'immunità. Poi, il 23 maggio 1992, all'altezza di Capaci, il corteo blindato che dall'aeroporto di Punta Raisi stava accompagnando Falcone a casa fu vittima di un attentato. Vennero usati 500 kg di tritolo che uccisero il magistrato, la moglie e tre agenti della sua scorta. Tasse che bloccate in entrambe le direzioni e il fatto che è verificato un po' prima dello svincolo di Capaci, c'è tutto il terreno sventrato. Il terreno sventrato, vi do notizia appena possibile, perché
ferito lo stanno portando via in questo momento, cambio. Allora, che sono un sacco di ambulanti, i feriti sul posto. Va bene, le ambulanze sono arrivate, non bello. Ci sono un sacco di feriti. Quanto sono? E per i feriti al momento è impossibile, circa 10 le auto che sono saltate in aria. Già alcuni sono stati portati via, comunque qui c'è una macchina di scorta che è quasi distrutta. Già all'interno ci sono dei colleghi. Perché hanno utilizzato centinaia e centinaia di... Il magistrato, qualcuno dice che è stato portato via ancora di... Con il relativo medico a bordo. Attenzione, facciamo attenzione che alcuni rischi di medico che sono non possono più lavorare. Le altre due, cortesemente, le auto che si trovano allo svincolo di Capaci, di dirottare sulla statale le autovetture. Dentro dalla Costa Nuova. Per salire avanti. E siamo disponibili. Si avvicina pure su Costa Nuova a bloccare il traffico all'ingresso dell'autostrada. Possiamo bloccare questo benedetto ingresso di Capaci? Siamo all'incrocio dei carini con Torrente e stiamo tenendo sulla provinciale. Bene, non fate passare più nessuna autovettura in direzione Palermo. Non fate passare nessuna autovettura. E se mi dai il tipo alla targa di questa macchina? E quindi non si sa il tipo, se è una Giulietta o altro tipo di autovettura. Dell'Uco Sport, qua sono tutte... Tornate, uno si dovrebbe capare un certo montinare, l'autovettura dovrebbe essere una croma, quindi accettatevi all'ufficio sport, vedete un po', perché loro hanno messo l'autovettura in uscita. Siccome arrivano giornalisti e cercano di passare a tutti i costi. Morvillo, signora Morvillo.
contusioni gravi alla gamba destra. Facciamo l'orologio, fermo alla sede della signora. La condizione della signora? Abbastanza seria, neurochirurgia, tra pochi secondi passa da qui. Vi confermate che si tratta della moglie della nota personalità? Si conferma, assolutamente lei, e abbiamo qui l'orologio fermo alle ore 17:58. Ripeti la nota 5. Parliamo il 17 in ascolto? Il nome 500 è deceduto. Solo, distrutto per la morte del suo amico e ostacolato dal capo della procura palermitana Gianmanco, Borsellino lavorò con frenetica intensità senza mollare. Lui, che aveva paura dell'aereo, viaggiò molto, anche per sentire pentiti importanti. Dietro le quinte però circolava un documento nel quale Totò Riina avanzava ben 12 richieste allo Stato. Si andava dalla revisione della sentenza del maxiprocesso all'annullamento del 41 bis, che è l'articolo di legge sul carcere duro per i mafiosi, fino alla riforma della legge sui pentiti. Borsellino, avvisato da Liliana Ferraro, la sostituta di Falcone, ovviamente si oppose e questa opposizione firmò per sé una condanna a morte. Infatti, a detta di molti pentiti, la morte di Borsellino era già stata programmata da tempo. Con quella opposizione fu però anticipata con una premura incredibile. Lo stesso Totò Riina aveva detto: bisogna scavalcare un muro, e quel muro era Paolo Borsellino. A detta di molti ci fu anche il presunto tradimento di un generale dei carabinieri, che era addirittura un amico di Borsellino. Ciò aumentò lo sconforto del magistrato, che sapeva di andare incontro a morte certa e ormai imminente. Inoltre, il colonnello dei carabinieri Umberto Sinico dichiarò che lo stesso Borsellino chiese che fosse lasciato qualche spiraglio alla sua sicurezza, perché altrimenti sarebbe stata colpita la sua famiglia. Il 13 luglio, sconsolato, Borsellino dichiarò di essere a conoscenza dell'arrivo a Palermo del tritolo che l'avrebbe ucciso. Il 17, stupendo molti, salutò a uno i suoi colleghi, abbracciandoli. Pochi giorni dopo, il 19, faceva molto caldo a Palermo e il magistrato decise di andare a trovare la madre in via D'Amelio. Due minuti prima delle 17, l'esplosione dell'autobomba uccise lui e 5 uomini della scorta. Il boato fu talmente forte che si sentì in tutta Palermo. In poche parole, si tratta di un attentato. C'è un collega forse che è rimasto all'interno della macchina, non è ferito, che è qua, ci è venuto a chiedere il nostro aiuto. Allora, noi eravamo vicini, abbiamo udito un tremendo botto, Luigi, un tremendo botto. Ci siamo portati subito sul posto, la prima auto, e c'era un macello, i colleghi erano tutti a terra sfracellati, solo uno, tranne uno, Bullo dell'ufficio scorte, che abbiamo trasportato immediatamente all'ospedale. Per il momento c'è la persona defunta, un collega della scorta. Quindi allora mi confermate, un morto e un ferito? Il momento un morto e un ferito. E il morto è un agente? Si conferma. Della scorta? Si conferma 910.
la personalità è in casa. La personalità per il momento non si sa perfettamente niente, perché qua è un caos, cioè tutte le abitazioni sono tutte, i vetri tutti frantumati e c'è una roba nera. Non siamo riusciti ad avvicinarci alle macchine, stanno provando di compiere adesso. Perché a dire del collega, appena siamo arrivati noi, c'era solo il collega, trovava nell'auto, probabilmente sono tutti morti, anche il magistrato, perciò non sappiamo se, sicuramente tutti morti i colleghi, tranne Pullo. A quanto pare era Borsellino, molto probabilmente sono morti tre colleghi, forse c'è una quarta persona, non sappiamo se si tratta del giudice Borsellino o dell'autista di un altro collega. Purtroppo sono cinque colleghi morti. I cinque colleghi sono scesi giù e unitamente al magistrato. Il magistrato stava suonando, non so se è un'autobomba o qualcos'altro. Borsellino sono ormai un simbolo alla lotta alla mafia e hanno dedicato la loro vita nel combatterla. Hanno incontrato davvero tanti ostacoli e persone false che hanno reso il tutto ancora più difficile. Nonostante questo, sono rimasti ligi al loro dovere. Oggi siamo abituati a vedere i vari supereroi nei cinema, Superman, Iron Man, l'Uomo Ragno. Però questi ultimi sono solo il frutto di fantascienza e combattono dei nemici che non sono reali. I due magistrati invece hanno combattuto dei nemici purtroppo tuttora reali. Molti di loro hanno pensato erroneamente che vi hanno sconfitto. È vero, voi non siete più con noi dal punto di vista fisico, ma voglio specificare che i vostri insegnamenti, la vostra determinazione, il vostro coraggio nel continuare a lavorare nonostante eravate consapevoli di avere le ore contate, non potranno mai essere dimenticati e sono stati un esempio alle generazioni successive.
Io sono cresciuto con questi insegnamenti e voglio riportare in questo video alcune frasi che ormai sento mie. È normale che esista la paura in ogni uomo, l'importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna infatti lasciarsi sopraffare alla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti. Questo perché chi ha paura muore ogni giorno, mentre chi non ne ha muore una volta sola. La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà, che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Cari magistrati, grazie per averci fatto sentire questo profumo, ma soprattutto per aver reso il nostro futuro migliore. Ad inizio video non ho specificato il perché mi incazzo, ma credo che adesso il motivo sia semplice. Infatti, quando mi dicono Sicilia, mafia, padrino, la mia risposta è sempre no, il mio cuore è per Falcone e Borsellino. Rocco Vicillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, Walter Eddi Cosina, Claudio Traina, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Agostino Catalano, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone. Debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse:
la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.